Nella splendida cornice di Rocca Calascio si è svolto l'evento di presentazione del progetto Rocca Calascio Luce d'Abruzzo Vincitore nell'ambito della misura contenuta nel PNRR per la rigenerazione dei borghi a rischio abbandono. Si tratta del bando attrattività dei borghi di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi da 20 milioni di euro, voluto dal MIBACT con i fondi del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza stanziati dall'Europa. Gli assessori regionali Guido Liris e Daniele Damario e il presidente della regione Marco Marsilio. Questo tipo di progetto sicuramente darà lustro alla Rocca di Calascio, valorizzazione a tutta Calascio, ma a tutta la zona, a tutto un ambito, a tutta una parte montana che già da sé attrae centinaia di migliaia di turisti l'anno. Certamente infrastrutturare il turismo, organizzarlo e istituzionalizzarlo diventa ormai la sfida. Lo è sempre stato, ma da oggi in particolar modo. La Rocca di Calascio e Calascio in sé per sé rappresenta un brand riconoscibile e riconosciuto in tutta Italia e quindi sicuramente rappresenta un'attrattività importante per i turisti e per il turismo in Abruzzo. Devo dire che finanziare un borgo con 20 milioni di euro sicuramente è una cosa epocale. Saranno soldi importanti spesi per rivitalizzare un borgo autentico tra i più iconici del mondo. La Rocca di Calascio è come, diciamo, è quel castello che viene disegnato dai bambini o fatto sulla spiaggia con le quattro torri e le mura, i merli, sede infatti fotografatissimo. Già oggi, nonostante l'assenza di infrastrutture, di parcheggi, di sufficiente ricettività, ospita, viene visitato da circa 100.000 persone l'anno. Noi pensiamo che con questo progetto, questa magnetismo, questa attrazione culturale e turistica possa moltiplicarsi a beneficio dell'intero Abruzzo e di gran parte del territorio circostante. Adesso tutti al lavoro per trasformare questa opportunità in un, diciamo, fatto concreto.